rivolta non si ferma. Si parla delle linee extraurbane nella provincia di Genova, con un corteo che ha bloccato addirittura il casello autostradale, un corteo piuttosto numeroso da quanto si vede dalla foto. La Nazione: scoppia la mina Jobs Act. Questo è il titolo, diciamo, forse più sincero e trasparente, stranamente, per la Nazione, che ha sempre tenuto una forte linea filo renziana in politica. E poi una curiosità, un disegno positivo: cammina di nuovo il nonno eroe che salvò i nipoti nella notte della Promenade a Nizza, appunto. Nessuno ci protesse, ritorno dall'inferno. Il nonno, appunto, come viene chiamato dalla Nazione, è in foto con una protesi alla gamba sinistra, e quindi una lenta riabilitazione ad un anno dal quel tragico attentato. Il Fatto Quotidiano: Gentiloni, atto primo, salvare Mediaset, le banche si vedrà. E poi a centropagina: le province abolite devono far tutto senza soldi e rischiano la bancarotta. Questo è un tema di cui abbiamo già parlato nei nostri GR, con l'allarme lanciato dal sindacato. Il Tempo: sprechi, tagli e corse, che scandalo ATAC, quindi un focus sui servizi nel Campidoglio. Chiudiamo con l'Unità: i bambini perduti di Aleppo. Questa la il titolo di apertura, riprendendo i dati dell'UNICEF: nella città siriana è in atto un genocidio, tra i piccoli già 50.000 vittime del conflitto, tregua fallita, civili sotto le bombe, bloccati mentre fuggivano, servono corridoi umanitari. E poi a centropagina: democrazia e forconi, un fotomontaggio tra Gentiloni che parla al Senato e i forconi fuori che tentano quel blitz un po', diciamo così, spettacolare con l'ex deputato Napoli. Poi a centropagina: PD verso il congresso, entro giugno le elezioni. Per l'Unità è già cosa fatta, quindi si vota entro giugno. Bene, allora terminiamo qui questo appuntamento con la rassegna stampa. Noi tra pochissimi minuti, quindi il tempo di una breve pausa musicale, tra pochissimi minuti faremo un'intervista, l'appuntamento con Giulio Calella della casa editrice Allegre. A tra poco. The walk that leads through sunshine isn't far, and you should know. I've packed my bags, goodbye to family and friends. All is well, we should meet again. Because the money, it just don't matter. If I have to, I'd spend it all. For midnight drinking by the port, a cigarette in the early morning. Crazy because we stay in bed all day.
We talk for hours but don't use words. Then you get up and feed the birds. Well, we remember times like these when we're old and hanging on. I'll call you when you're 110. We'll walk through sunshine once again. Bene, allora riaccendiamo la linea qui da Radio Rete Edicole, questa mattina un po' tutto di corsa, sfidando anche tutti i problemi tecnici che immancabilmente ogni giorno si presentano alla nostra web radio.
una web radio appunto un po' che con i mezzi non è così super specializzata e quindi deve far fronte a tutti i ritardi che di volta in volta si presentano. Dunque, siamo riusciti a stabilire il contatto con Giulio Calella delle Edizioni Allegre, che salutiamo. Buongiorno Giulio. Ciao, buongiorno. Allora Giulio, questa settimana abbiamo fatto una carrellata di collegamenti con i vari editori che sono stati presenti a questa importante kermesse, Più Libri, Più Liberi, che ogni anno ormai da 15, credo la 15ª edizione, pianta le sue tende a Roma, nel quartiere dell'Eur, e che sembra ormai essersi stabilizzata in quanto ad affluenza di pubblico. Domenica, nonostante il blocco del traffico, insomma, per i viali interni al Palazzo dei Congressi si è vista davvero tanta gente, soprattutto tanti bambini. Questo fa sicuramente piacere. Allora, per voi com'è andata? Insomma, che cosa avete registrato e soprattutto che cosa avete annotato? C'è qualche novità, qualche piccola tendenza che andrebbe sviluppata? Ecco, è questo un po' il senso della domanda. A te la parola. Ah, intanto grazie. Sì, per noi è sempre un momento importante, diciamo, che è anche alla fine dell'anno e quindi è un momento in cui abbiamo un risultato rispetto alla produzione che abbiamo fatto nei 12 mesi, ma è anche un momento in cui progettiamo in qualche modo l'anno nuovo, quindi rilanciamo la nostra produzione. Sicuramente è un momento importante come lo sono state in questi anni le varie fiere che ci sono state e che hanno continuità, quindi diciamo il risultato è sempre positivo, insomma, sempre vale la pena, diciamo, per noi editori, specie in una fiera così, che insomma privilegia, diciamo, la piccola e media editoria. Allora, sì, Fabio Del Giudice, che è uno degli organizzatori per conto dell'AIE di questa mostra, di questa Fiera del Libro, ha parlato di quest'anno di una particolare vitalità delle piccole e piccolissime case editrici, tra cui sicuramente voi andate enucleati, e che sta facendo la differenza in qualche modo nella tenuta del mercato, perché il mercato non cresce, però sicuramente tiene in tempi di crisi, si stanno avvicinando nuove generazioni, ma soprattutto c'è un lavorio delle piccole e piccolissime case editrici ad allontanarsi dal mainstream, che ormai sembra, diciamocelo, una formula un po' vuota, no? Questo, poi soprattutto parlo con voi che avete fatto sicuramente della specializzazione di nicchia uno dei vostri cavalli di battaglia. Ma c'è una situazione di crisi che perdura ormai da anni e che fa parte, diciamo, anche dell'economia italiana più complessivamente e poi in modo anche particolare sul mercato del libro. Ma ci sono due tipi di reazioni, diciamo, a questa crisi. Da un lato ci sono le grandi concentrazioni che ovviamente abbiamo di fronte dei grandi gruppi, no? Il fenomeno Mondazzoli, l'unificazione fra Sì. Mondadori e Rizzoli, che è un fenomeno di concentrazione che abbiamo anche nella distribuzione, perché c'è stata l'unificazione PDE Messaggerie, cioè il gruppo GEMS, Mauri Spagnolo, e il gruppo Feltrinelli nella promozione e distribuzione, quindi una concentrazione in tutta la filiera, che indubbiamente è una risposta appunto dei marchi più mainstream, di tipo di concentrazione, quindi tipo finanziario rispetto all'aggressione della crisi, e che produce una difficoltà sempre maggiore, diciamo, nella concorrenza all'interno del mercato editoriale, insomma si tratta sempre più di un oligopolio. L'altro tipo di reazione che c'è è più simile alla nostra, cioè di rafforzare ancora di più l'identità del prodotto editoriale che noi facciamo. Noi addirittura abbiamo uno slogan che è proprio alieni al mainstream, abbiamo anche questa metafora ufologica che è legata anche a una collana che noi facciamo di libri narrativi diretta da Wuminguno, che appunto si chiama Quinto Tipo. Però è l'idea di provare a caratterizzare ancora di più i prodotti che noi facciamo in termini innovativi. Indubbiamente l'essere piccoli e indipendenti ha tante difficoltà in questo mercato, veniamo spesso stritolati, ma il vantaggio di farci permettere in qualche modo la sperimentazione, di non dover per forza seguire il trend che vende di più, che fa classifica, che fa pila nelle librerie, perché appunto ci viene impedito di fare pila e quindi in qualche modo non ci poniamo nemmeno questo problema. E Voi dall'altro, l'altra cosa interessante che c'è è un meccanismo anche di cooperazione e solidarietà fra piccoli editori indipendenti. È un po' di anni che è nata e noi abbiamo partecipato alla sua fondazione, l'associazione ODEI, che sì. è Osservatorio Editori Indipendenti, e
anch'esso fa una fiera molto importante, per noi ancora più importante di questa di Roma, che è quella del Book Pride a Milano, e che è proprio auto-organizzata dagli editori, che provando appunto a rafforzare un meccanismo che